Grazie Presidente, io sarò molto più rapida dei 15 minuti. Insomma, ringrazio innanzitutto di aver calendarizzato questa proposta oggi. È una proposta che nasce dal lavoro non solo ovviamente della Commissione, ma da un lavoro corale che ha visto il coinvolgimento anche della Commissione ovviamente politiche sociali e della Commissione commercio e soprattutto che diciamo un lavoro che nasce dalla volontà del disability manager Andrea Venuto, che è stato presente nella commissione in cui noi abbiamo espresso parere. Allora, sulla delibera che oggi esaminiamo in aula e pertanto il ringraziamento speciale va a lui proprio in qualità di promotore di questa delibera. Allora, nel testo voi, come avete letto, insomma, si tratta di una delibera che dà degli indirizzi riguardo al regolamento edilizio che gli uffici del Dipartimento Urbanistica stanno preparando. Devo ricordare, mi corre l'obbligo, insomma, di ricordare che il regolamento edilizio attualmente vigente, anche se ha avuto poi nel tempo ovviamente delle modifiche, risale al 1934, per cui è in corso a livello nazionale, diciamo, un lavoro che tende a unificare ed omogenizzare questi regolamenti proprio per tutti i comuni, perché si era visto che poi con l'andare del tempo ciascun comune aveva un po' fatto da sé in autonomia. Quindi a seguito di una conferenza unificata Stato-Regioni si è dato inizio proprio a questo lavoro per uniformare i vari adottati dai singoli comuni. Quindi oggi noi ci troviamo in questa fase così transitoria, intermedia, in cui gli uffici, con la collaborazione ovviamente della regione e anche della città metropolitana, stanno predisponendo questo nuovo regolamento edilizio. Tuttavia noi ci siamo inseriti in questo lavoro come parte politica per dare un indirizzo su alcuni temi e in particolare oggi appunto il tema è quello dell'eliminazione delle barriere architettoniche. Ecco perché la delibera parla appunto nel titolo del redigendo regolamento. Questo insomma per dare un chiarimento a tutti, anche a coloro che non fanno parte della commissione urbanistica. Quindi è una delibera che, qualora approvata da tutti, come mi auguro, servirà agli uffici per introdurre all'interno del nuovo regolamento edilizio queste disposizioni. Disposizioni che mirano, appunto, come si legge nel testo, ad eliminare le barriere architettoniche sia dagli edifici pubblici che dagli edifici privati e anche quelli, soprattutto edifici privati aperti al pubblico. Quindi quelli si pensa in particolare a quelli in cui vengono svolte attività ricreative, culturali, sportive, ma anche commerciali nello specifico. E sia per quanto riguarda appunto delle nuove edificazioni, quindi nuovi edifici in costruzione, ma anche nei casi in cui questi immobili siano soggetti a interventi di ristrutturazione edilizia. Il nostro obiettivo è appunto quello di rendere tutti questi immobili e questi edifici completamente accessibili a chiunque, anche a chi ha appunto delle difficoltà da un punto di vista motorio, ma anche delle limitazioni di carattere generale. Questa amministrazione, insomma, sta facendo tutta una serie di atti, di azioni concrete per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Recentemente, infatti, la Giunta ha approvato anche i cosiddetti PEBA, che sono delle linee guida, dei piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche che forniscono appunto delle linee guida anche per i municipi. In questo caso, invece, con il regolamento edilizio noi vogliamo andare ad incidere nel futuro su tutte le realizzazioni di
diciamo, le nuove edificazioni, ma anche semplicemente le ristrutturazioni edilizie che diciamo, avverranno in futuro. Per cui diciamo, il criterio che noi abbiamo seguito è proprio quello di consentire in questi interventi edilizi di incentivare soprattutto l'eliminazione delle barriere architettoniche. Ovviamente le normative a livello nazionale già esistono e ad esse bisogna attenersi nel momento in cui vengono realizzati questi interventi edilizi, ma con la delibera Non la sentiamo più, consigliera, da qualche secondo. adesso mi sentite? Perfettamente. Ok, non so perché mi si è disattivato, ho visto che si era disattivato momentaneamente il microfono, anche se non l'ho toccato. Comunque, allora, stavo semplicemente dicendo che con questa delibera si entra più nel dettaglio, quindi si danno anche delle indicazioni tecniche precise. E poi un altro punto importante è quello che l'intenzione della delibera è quella di rendere gratuito anche l'occupazione del suolo pubblico nel caso di interventi che diciamo, possano in qualche modo occupare il suolo pubblico. Penso, ad esempio, faccio l'esempio delle rampe che possano occupare un marciapiede senza ovviamente togliere spazio ai pedoni e ai passanti. Per cui poi magari ci ritorneremo sopra in un intervento successivo. Abbiamo presentato anche un ordine del giorno in modo tale che questa nostra diciamo, indicazione venga recepita anche nel regolamento che nello specifico si occupa di OSP e COSAP. Io ecco, mi fermerei qui con l'illustrazione della delibera, insomma ascolterò gli altri interventi per riprendere magari poi con la dichiarazione di voto finale. Volevo semplicemente dire che noi ci teniamo molto a questa delibera perché, come con altri atti precedenti, con mozioni che sono state già votate all'unanimità dall'Aula, vorremmo vedere anche e soprattutto una città diversa e più davvero accessibile a tutti. Grazie.